2011 la Polisportiva Cercello, in collaborazione con l'amministrazione comunale, hanno festeggiato la vittoria della squadra di calcio Juventina Cercello, prima classificata al campionato di terza categoria Girone C, con lo strepitoso risultato di 16 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Ottimi panini al prosciutto, piatti caldi come cavatelli, pasta e fagioli con cotiche e carne di bufala arrostita. Ed è proseguita di fronte a Parco San Vito, sotto le note del gruppo musicale Il Ponte, diretto dal maestro Vincenzo Del Grosso. Dopo l'accoglienza dei calciatori, accompagnati dall'allenatore Nunzio Raffio e dal presidente della Polisportiva, Donato Barone, il saluto del sindaco Carlo Petriella, che ha dato il benvenuto alla popolazione e ha ringraziato la società per la serata di festa offerta e per la splendida vittoria riportata. Vittoria che ha onorato l'intera comunità di Cercello, grazie all'impegno costante e alla bravura dei nostri giocatori, che ancora una volta hanno saputo dimostrare di essere i campioni indiscussi di tutto il girone. A seguire, la premiazione della squadra, condotta dal sindaco Carlo Petriella, presieduta dall'assessore allo sport Maria Petriella, in presenza del presidente della Polisportiva Donato Barone e del vice sindaco Gian Claudio Golia. Successivamente l'intervento del capitano Gianluca Sorda, che ha ringraziato i compagni di squadra e i tifosi. Il premio al mister Nunzio Raffio, ad opera del vice sindaco, e al mister Biondi, ad opera dell'assessore allo sport. Il premio offerto dal comune di Cercello alla Polisportiva, che ha ricambiato a sua volta. Subito dopo, i premi dei componenti della squadra di Cercello, all'assessore allo sport, al comune di Cercello e al presidente della Polisportiva. Ed infine le emozioni, i ringraziamenti e la soddisfazione dell'attaccante Giovanni Petriella e del premio al mister Raffio. Conclusione. Fuochi pirotecnici e taglio della torta. Giugno 2011, ci troviamo qui a Cercello in via Roma, in compagnia della squadra di calcio, con tutto quanto lo staff, con gli allenatori, con l'amministrazione comunale e con il sindaco soprattutto. Signor sindaco, prego. Il futuro della nostra squadra. Ma io spero che sia radioso come lo è stato quest'anno. Noi intendiamo proseguire su questa strada, faremo di tutto affinché il nostro contributo si concretizzi ancora di più e tenteremo di dare tutto quello che è nelle nostre possibilità.
da parte loro, così come è stato quest'anno, credo continueranno a giocare in quel modo come sanno fare, e per noi è un onore naturalmente poter leggere anche sui giornali il nome di Circe, rappresenta una grande soddisfazione. Pensate che si andrà nella prima categoria oppure si resterà nella seconda? O è ancora tutto da decidere? Io non lo so, so solamente che è stato riacquistato quell'entusiasmo che pare era venuto meno. L'entusiasmo porta a fare grandi cose, siccome quest'anno era il primo anno naturalmente e le cose sono andate forse meglio del previsto, immagino che anche per il prosieguo le cose andranno bene, perché sono bravi e soprattutto giocano, la maggior parte sono giocatori locali, quindi credo che possano sicuramente dare un contributo forte e determinante. E adesso con noi il presidente della squadra, Donato Barone. Signor presidente, che emozione si prova a vincere il campionato al primo tentativo? È una grossa soddisfazione per me, probabilmente anche doppia perché è stata la prima volta che sono stato coinvolto per queste cose, e quindi devo dire che è stata una grande soddisfazione. I ragazzi, il nostro obiettivo, quello che praticamente avevamo, è stato portato a termine, grazie pure agli allenatori, e quindi speriamo poi di andare avanti per un futuro anche più prossimo. Quindi merito anche del nostro grande allenatore? Beh, sicuramente non solo mio, ma anche e soprattutto di tutti i ragazzi, che grazie a loro insomma che abbiamo raggiunto il massimo obiettivo, e non dimentichiamoci che comunque mi avvalevo anche dell'esperienza del mister Biondi. È un anno comunque che non si dimenticherà facilmente. Tra qualche giorno andremo in Svizzera. Qual è l'importanza di questo torneo? È importantissimo sia a livello sociale che a livello sportivo, perché i nostri ragazzi lì incontreranno la comunità circellese che è radicata da anni in Svizzera, e l'organizzazione del torneo è proprio tenuta dall'associazione, da un'associazione sportiva che è dilettantistica, che è di origine italiana, quindi ci saranno tutti i nostri connazionali che verranno a seguire i ragazzi, e spero che per loro sia da sprono anche per affrontare al meglio la prossima stagione. Assessore al turismo Maria Petriella, e invece adesso passiamo al vice allenatore della squadra, signor Biondi. Vice allenatore, io aiuto chiunque fa qualcosa a Circello e per i ragazzi, perché io quest'anno ho aiutato sia l'allenatore della prima squadra allenando i portieri, poi ho ottenuto la squadra degli allievi, i quali tra un anno, due anni saranno i sostituti per la prima squadra. Vice sindaco, che cosa vuol dire ai nostri giocatori? Qual è l'augurio che facciamo a loro? Vabbè, perdonatemi per la voce, perché vengo da un momento, sono stato un po' raffreddato, quindi non sarà una delle migliori. Però ai ragazzi voglio fare innanzitutto gli auguri e i complimenti, gli auguri di un in bocca al lupo, perché sia soltanto l'inizio di un'avventura che poi ci porterà, almeno speriamo che si porterà lontano. E voglio estendere poi i complimenti sia alla società che agli allenatori che hanno contribuito al successo, e doveroso ringraziamento anche all'assessore che si è prodigato affinché insomma tutto fosse perfetto. Ed infine chiediamo al vicepresidente Giulio Ricci i sacrifici che si sono dovuti affrontare in questo duro anno. Sì, vabbè, indubbiamente qualche sacrificio è stato affrontato, però nell'entusiasmo che si è creato da subito si sono superate facilmente le difficoltà iniziali, e questo grazie soprattutto a tutte le persone coinvolte, in primis l'amministrazione, il mister Raffio, il presidente, e con la speranza che anche l'anno prossimo si supererà qualche difficoltà che verrà fuori, ma questo grazie sicuramente alle persone coinvolte e al pubblico, che sicuramente non mancherà di incitarci per il proseguo del prossimo campionato. Grazie.
saluto e ringrazio il Presidente per questa serata di festa che ha voluto donare alla comunità di Circense. Sono davvero onorato di essere qua con lui per festeggiare questo momento conclusivo. Le vittorie sono sempre belle. Stasera credo tra l'altro che non è il momento di discorsi, quando si festeggia credo che bisogna dedicarsi ad altro. E tuttavia, se mi consenti qualche parola, la voglio dire. La voglio dire perché era un poco di tempo che avvertivo, parlo da profano, avvertivo un poco di nostalgia. Era un poco di tempo che l'entusiasmo che sempre ha accompagnato le squadre di calcio a Circello andava man mano affievolendosi, per cui si avvertiva l'esigenza, la necessità di cambiare, di ritrovare quello che è stato per molto tempo che ha accomunato Circello e che ha visto la squadra di Circello essere prima in classifica sempre, anche negli anni passati. Devo dire che ho avuto il piacere e l'onore di festeggiare anche altre promozioni con i presidenti che si sono succeduti nel tempo. Si è passati dalla terza alla seconda, alla prima, addirittura in promozione. Ma si sa, il calcio è complicato come ogni cosa nella vita ed arrivare a categorie abbastanza elevate richiede anche la necessità probabilmente di acquistare giocatori che vengono da altri paesi e non solo nel comprensorio dell'Alto Tanto. Questo ha comportato con il passare del tempo, ecco appunto, l'affievolirsi di quell'entusiasmo che caratterizzava i primi anni. Abbiamo cercato anche di unire gli sforzi tentando di costituire una società che si chiamava Alto Sannio e che poteva raccogliere tutti i comuni del comprensorio dell'Alto Tammaro. E tuttavia, nonostante tutto e nonostante i risultati, l'entusiasmo veniva sempre meno. Per cui abbiamo pensato di ripartire da zero, l'abbiamo fatto l'anno scorso con la categoria, con la Juniores, e quest'anno, a seguito di vari incontri al comune di Circello, abbiamo deciso di partire dalla terza categoria. Certo, la squadra meritava molto di più della terza categoria, e tuttavia il discorso era ritrovare appunto quell'entusiasmo che con il passare del tempo era andato perduto. Ecco, di questo ne siamo convinti, e i discorsi che sono stati fatti erano sempre nel tentare di stimolare l'orgoglio, quell'orgoglio di essere circellesi e poter dire giocare per il proprio paese, credo non esista altro di più bello al mondo, così come la vittoria di questa sera. E su questo devo dire, e gli do atto, ho trovato un presidente, l'intera società. Significava che le mie idee erano accomunate alle loro, e cioè a dire ad una visione sana dello sport. Noi riteniamo che lo sport sia fondamentalmente cultura, e riteniamo questa cultura nella doppia accezione del termine. Riteniamo che sia cultura individuale e cultura della salute. Riteniamo poi che sia anche un momento di formazione e di educazione, e se formazione e educazione significa futuro, perché il futuro è quello che siamo in grado di fare oggi, sono i valori che sappiamo trasmettere agli atleti che si dedicano all'attività agonistica. Riteniamo anche che lo sport sia valorizzazione del tempo libero, perché il tempo libero impiegato nell'attività sportiva aiuta a conoscere le regole, aumenta l'apprendimento, credo determini in una sola parola la crescita dell'individuo. Ecco, queste sono state le cose che ci hanno accomunato in questo percorso. Devo dire che quell'entusiasmo di cui abbiamo cercato di stimolare è andato via via aumentando, e noi continueremo su questa strada. Certo, avevamo bisogno di ripartire, direi, quasi da zero, non si poteva pretendere che subito c'era l'intero paese al seguito della squadra, e tuttavia soprattutto nell'ultimo periodo credo che ci sia stato un tifo abbastanza forte. Continueremo su questa strada, sono sicuro e scommetto che tutta la cittadinanza di Circello, come sempre ha fatto, seguirà la squadra molto più di quest'anno. L'importante era partire. Per questo sono contento. Sono contento e sono soddisfatto di questa serata, e ringrazio ancora una volta, oltre che naturalmente i ragazzi che sono stati loro gli artefici di questa grande vittoria,
la società e tutti quelli che insieme a me, a partire dall'assessore, il vice sindaco e l'intera amministrazione comunale, hanno contribuito. Continueremo ad essere vicino alla squadra, faremo di tutto per far sentire la nostra voce, sempre che naturalmente le condizioni economiche ce lo consentiranno. Grazie a tutti e ancora buon divertimento. Adesso buonasera a tutti. Adesso ci sarà la premiazione della squadra. Allora, iniziamo dai portieri. Cocca Carmine. Passiamo ai difensori. Petriella Oreste. Del grosso Angelo. È bellissimo! Un bracio al presidente! Pagnano Antonio, ma penso che non ci sia questa sera. Quindi passiamo a Guglielmucci Giuseppe, il nostro veterano. Fabrizio Simone. Vai Simone! Zaccari Domenico. Vai Zaccari! Saluta qua per un. Passiamo ai centrocampisti, partiamo dal capitano Gianluca Sorda. Soprattutto i compagni di squadra ringrazio. Poi ringrazio il presidente. Il sindaco sta andando a te, il sindaco e soprattutto Maria che ci ha dato una grossa mano. Si sente? Più vicino. Maria che ci ha dato una grossa mano. Un ringraziamento particolare va ai pochi tifosi che abbiamo avuto, veramente, pochi ma pochi. Grazie, veramente. Continuiamo con Barone Giuseppe. Pilla Nicola. Mucci Francesco. Vai vecchio. La pace all'assessore. Andiamo alla base di scuola. Stefano. Arianna è arrivato, quindi prendiamo Giuseppe Arianna. Rossetti Michele.
Stefanelli Antonio, spero che ci siano i presenti. Antonio, sa che non c'è. Pedriella Pietro, nemmeno c'è. Pedriella Renato, passiamo agli attaccanti. Il nostro bomber. Ora ti senti lo scherzo, E quanto si segnano Borso Antonio. Borso Antonio non c'è. E poi c'è il nostro assistente, il nostro tecnico, Pedriella Giuseppe, l'uomo delle luci. Senza di lui praticamente gli allenamenti sarebbero stati impossibili. Adesso passiamo alla premiazione dei mister, quindi il vice sindaco premia il mister Nunzio Lassio. L'assessore Pedriella, che sarei io, premia mister Biondi Antonio. Brava l'assessore! Mister! Al trainer Biondi! Il sindaco premia l'associazione sportiva Juventina Cicello e quindi il presidente Barone Donato. Domani sera. Allora, presidente, questo è un piccolo pensiero per quello che hai fatto, per quello che hai saputo donare al comune di Cicello, alla società e a tutti quanti noi. Credo che possa essere l'inizio di una lunga serie e l'inizio di una lunga serie anche di festeggiamenti. L'anno prossimo vorremmo festeggiare la seconda categoria, la promozione della seconda categoria, quindi è un augurio. Ah, non ho capito, giochiamo a pallone? E certo, a pallone dovete giocare, noi facciamo la parte nostra. Auguri a voi. Un grosso grazie di cuore. Presidente, domani sera è qua, nada oda, no? Domani sera è qua, Adesso l'associazione sportiva Polisportiva Juventina Cicello premia il comune di Cicello nella persona del sindaco dottor Carlo Pedriella, quindi Barone Donato consegna il premio. Bravi! Sì. Invito i ragazzi a salire sul palco perché devono fare delle premiazioni. Adesso tutti i componenti della squadra del Cicello ringrazieranno con davvero tanto affetto l'assessore Maria Pedriella, che si è impegnata tanto quest'anno con noi. Ce l'abbiamo solo noi, Maria.
Adesso invece tutti i ragazzi della squadra hanno pensato di realizzare un premio ricordo per sia l'amministrazione comunale e sia per il nostro amato presidente. Un ricordo dove in foto ci siamo tutti, tutti i protagonisti di questo campionato. Quindi ci tenevamo in particolar modo e quindi invitiamo sia il presidente sia il sindaco a ritirare queste targhe ricordo. Bravi! Insieme a nome di tutta la squadra, questa sera noi cioè arrivando qui abbiamo provato una grande emozione perché non eravamo, diciamo, scusate l'emozione, però non eravamo abituati a vedere così tanta gente anche quando giocavamo, quindi per noi è un'emozione nuova. Quello che volevamo fare stasera noi giocatori era premiare il nostro mister per quello che ha fatto quest'anno con noi. Ci ha saputo insegnare dei valori che vanno al di là del calcio. Come ha detto il sindaco, non abbiamo fatto una grande vittoria. Abbiamo vinto il più umile dei campionati. Sotto la terza categoria non c'è niente, è un campionato dove non si retrocede. Però una cosa è sicura, siamo riusciti a portare a termine quello che nessuno credeva che saremmo riusciti a fare. Abbiamo vinto questo campionato e non siamo né eroi né niente. Nessuno credeva che saremmo riusciti ad arrivare a fine campionato, ci siamo arrivati con 16 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Per questo ringraziamo la società, i tifosi, l'amministrazione comunale, i mister tutti, però prego il signor Raffio perché è un signore davvero. Bravo! Sotto il nido, 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 sotto il nido
Quando mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta, non sapevo una facetta, non sapevo una facetta, ma bastasti carna bella, ma bastasti carna bella, tutte queste gambe tutte quelle gambe tette. Di lavarti la pescata, l'acqua rosa rosa e l'acqua andata sempre coppa matta, non c'è bisogno sì per lavarti una cucce, come la fatta mamma la ossaccia meglio di te. E intanto i fuochi continuano. Calcisticamente parlando dipende anche e soprattutto dalla scuola calcio. Io ho parlato del campionato juniores, ma Circello e noi come amministratori crediamo che il fondamento per qualsiasi attività sportiva non può che nascere dall'inizio, per cui teniamo molto alla scuola calcio, alla quale va un grande ringraziamento. E di qua l'amico Emerico Mucci, il farmacista, che dedica grande passione rispetto a questa cosa. Io ne ho parlato quando ho detto che l'anno scorso noi tentammo con la Juniores di tenere unito il paese. Naturalmente per noi il serbatoio è comunque la scuola calcio, è comunque ad Emerico Mucci e a tutti i suoi allievi il ringraziamento mio a nome personale e dell'amministrazione comunale. Grazie.